In cucina con Monsieur Cuisine Connect, risotto al salmone. Inserite nel boccale metà di una cipolla bianca. Chiudete con il misurino inserito e impostiamo 6 secondi a velocità 7. Con la spatola fate scendere la cipolla dalle pareti del boccale. Ora inserite 40 g di olio di oliva. Sfruttate sempre la bilancia integrata del Monsieur Cuisine. Chiudete con il coperchio e impostate 2 minuti, velocità 1, 100 gradi. Ora inserite l'accessorio mixer sopra il gruppo lame. Servirà per cucinare il risotto. Unite al soffritto 300 g di riso carnaroli. Io utilizzo sempre la comodissima bilancia per pesare gli alimenti. Unite 50 g di vino bianco. Infine 200 g di salmone a pezzetti. Chiudete con il coperchio. Selezionate la modalità sinistrosa antiorario che comparirà sotto al numero della velocità. Impostate 3 minuti velocità 1 antiorario 100 gradi. Trascorsi 3 minuti dobbiamo inserire nel boccale 600 ml di brodo di pesce oppure di acqua con un dado. Preparare questo brodo di pesce per me è stato semplicissimo. Ho messo gli scarti di 2 orate all'interno di acqua con olio e sale e ho fatto cucinare per una trentina di minuti sul fornello. Poi ho filtrato tutto il brodo e l'ho reso disponibile per questa ricetta. Aggiustate di sale e chiudete con il coperchio. Mi raccomando, io non aggiungo sale soltanto perché il mio brodo è già sapido. Dovrete impostare i minuti indicati sulla confezione del vostro riso. Nel mio caso 10 minuti più 4 minuti, in totale 14. Velocità 1, 100 gradi. Quando mancano 3 minuti al termine, unite 40 g di panna da cucina. Servite caldo e spolverate con un po' di prezzemolo tritato. La consistenza cremosa del riso è perfetta. Questo tipo di cottura ha conservato gli aromi, il sapore del salmone fresco. Tutto si è equilibrato in questo piatto. Dovete assolutamente provarlo, è meraviglioso. Alla prossima videoricetta con Monsieur Cuisine.